Una cordiale buonasera da Gianni Tanzariello. Questa sera parleremo di acqua, in particolare dell'acquedotto pugliese, e vi presento subito l'ospite, il dottor Donato Marinelli, direttore commerciale appunto dell'acquedotto pugliese. Grazie per essere qui con noi. Allora, perché ovviamente ne parliamo oggi? Intanto, quando si parla di acqua, proprio in queste giornate, questa settimana se ne è parlato in tutta Italia per il caso Messina, come sapete. Manca l'acqua in questa città e chiaramente insomma, è diventato un caso nazionale. Noi in Puglia questo problema non ce l'abbiamo, quindi state tranquilli. Però ci sembra giusto approfondire alcuni temi, anche perché c'è stato proprio qualche giorno fa qui a Bari, il 28 ottobre, quindi qualche giorno fa, una conferenza stampa voluta dall'acquedotto pugliese, per presentare un nuovo servizio che si chiama AQP Risponde. La cosa ci ha incuriosito, abbiamo fatto anche un servizio nel nostro telegiornale, anzi io direi di mandarlo in onda, le immagini di della conferenza stampa, dove abbiamo intervistato anche l'amministratore, il dottor Nicola Costantino, che non è questo, ma lo vedremo fra poco, è questo sulla sinistra, con gli occhiali sorridente, mentre come vedete invece all'estrema sinistra, guardando il televisore, il dottor Donato Marinelli che invece abbiamo ospite qui. Allora, intanto diciamo subito che l'acqua, insomma, a prescindere dal caso Messina, quando apriamo il rubinetto non esce l'acqua, grande panico in casa, nei condomini, eccetera, quindi è un bene prezioso, un bene dove insomma. Ce ne accorgiamo purtroppo quando non ce Quando non l'abbiamo c'è. di quanto vale. Allora, intanto questo AQP risponde di che cosa si tratta? AQP Risponde è un servizio innovativo che abbiamo lanciato in quella conferenza stampa, che è dedicato a dare delle risposte agli utenti in maniera semplificata, perché il problema dell'accesso a internet è un problema evidentemente per i giovani, non è un problema, ma per la gente che non è abituata a utilizzare questi sistemi è comunque un problema. Noi abbiamo fatto una sperimentazione, siamo stati partner di sperimentazione in un progetto finanziato dalla Regione Puglia del FESR 2007-2013, che era un progetto che vedeva partecipare il Politecnico, l'Università e la Sudsistemi come partner diciamo tecnologico che effettuava lo sviluppo. Questo embrione del progetto ha generato, ecco, su un motore di ricerca intelligente in grado di interpretare la domanda dei cittadini fatta in linguaggio naturale, quindi in linguaggio spontaneo, quindi non più tecnicismi nel fare la domanda, ma il sistema è in grado di Andare andare incontro alle incontro. richieste dell'utente. Cioè, Allora, no, non perché voglio interromperlo, ma no, siccome lei ci ha assolutamente. fornito, come dire, una sequenza di immagini in PowerPoint, noi semmai la programmiamo. Allora, intanto parliamo di un motore di ricerca, quindi si tratta di agevolare tutti coloro che devono fare delle domande tramite computer, tramite tablet o iPhone. Vediamo queste immagini e ovviamente il dottor Marinelli questo è il cittadino chiama e AQP risponde, questa è la. Sì, diciamo, è un servizio che impara anche dalle risposte dei cittadini, cioè in pratica il sistema individua da quello che il cittadino chiede una serie di domande possibili, quindi la sua prima indicazione è cercare di interpretare la domanda proponendogli una serie di domande standardizzate e dandogli un valore che Eh sì, più qui si vediamo avvicina, infatti che infatti. si va sul sito intanto, poi ci sono delle domande, come dire, assistite, dice. Sì, qui c'è un help, una spiegazione di come funziona il sistema e poi nel E sistema quindi uno si pone la domanda, in questo pone una caso domanda in linguaggio naturale. Qual è il numero il numero verde di verde AQP? dell'AQP e quindi immediatamente gli viene fornito. No, vengono forniti una serie Ah, di perfetto. risposte. Quella che ha il grado più alto di abbinamento, di attinenza, è la prima, qual è il numero verde di assistenza. E il cliente, il cittadino, può dare un feedback e dire è la risposta che cercavo o non è la risposta che cercavo. Questo
questo consente al sistema di imparare, certo, e quindi è crescere via via che ci saranno le domande, così come domande dove non avremo la risposta noi le stiamo intercettando. C'è la domanda: come avviene la lettura del contatore? E qui vengono suggerite le risposte. Una serie come di si risposte. Legge il contatore e così via. Esattamente. Insomma. Quando poi il cliente sceglie la risposta, la risposta poi viene descritta, come leggere il contatore in questo caso, e viene scritto, e quindi, viene descritto come fare. Certo. Questa è un'applicazione che qui è riportata su web, ma è anche un'app, quindi ed è la prima applicazione app che per servizi, diciamo, ai cittadini che stiamo proponendo. E sarà la prima di altre, perché, diciamo, i canali ormai di comunicazione attraverso gli smartphone e in mobilità sono assolutamente il futuro della comunicazione e information technology, sicuramente. Certo, io sì, mentre andiamo avanti, e ovviamente seguiamo anche questa sequenza che ci può essere utile, le volevo chiedere, nei condomini o comunque nelle abitazioni dove ci sono contatori che hanno oltre 30 anni e che sono praticamente quasi illeggibili, che hanno quelle famose rotelline, no? Eccetera, è possibile cambiarli e sostituirli? Se uno ha difficoltà nel fare la lettura, è vero che in genere provvedete voi, ma nei condomini c'è un contatore centrale, se non ricordo male, sì, e mi aiuti se sbaglio, e poi ognuno dà la propria lettura. Questa lettura, sono privati. Allora bisogna distinguere, ci sono i contatori divisionali all'interno che sono assolutamente privati e sono, diciamo, in carico al proprietario. Certo. Noi gestiamo i contatori centralizzati, e comunque le posso dire che noi abbiamo sostituito negli ultimi 5-6 anni oltre il 50% dei nostri contatori, quindi abbiamo fatto un'opera di rinnovamento assolutamente importante che non ha fatto nessuno in Italia, perché vuol dire sostituire oltre 500.000 contatori. Noi durante le campagne massive che abbiamo fatto pensi che sostituiamo un contatore al minuto praticamente sul territorio. Questa è un'informazione utile per i cittadini, perché adesso, al di là che i contatori centrali saranno, immagino, sulla strada a disposizione di chi lo deve comunque. Però nei condomini, questa è una domanda che ci è stata fatta, ma volendo cambiare il nostro contatore che è divisionale, quindi condominiale in questo caso, perché non si legge bene, insomma, dovete provvedere direttamente con il vostro amministratore, giusto per dare anche delle informazioni, sì. Parliamo di acqua e di contatori. Bene, andiamo avanti con questa sequenza che la regia ci ha proposto e che fa parte di questo AQP Risponde, questo motore intelligente con risposte multiple e frequenti. Sì, domande multiple. Dicevo, dietro questo sistema poi c'è un lavoro tutto di back office nostro, di valutare le domande che vengono fatte, valutare le risposte, integrare con nuove risposte. È un sistema che cresce continuamente. Io ho fatto un parallelismo anche, per esempio, il traduttore che adesso va di moda di Google, è un traduttore che nasce. Prendiamoci un attimo qui, lo dico alla regia, perché da dove proviene l'acqua, ora ve la facciamo anche vedere, prego. Nasce con un set di traduzione, però noi stessi, traducendo in italiano per esempio, diamo informazioni se la traduzione è corretta o è sbagliata, gli diamo un altro, e il traduttore continua a crescere. Chiaro che Google ha un numero, certo, di accessi molto più elevato. Sì, è come un vocabolario che si arricchisce giorno per giorno. Sì, no, io dico che il nostro è come un bambino che è appena nato, adesso gli sta dobbiamo crescendo. Leggevamo prima. Qualcuno può chiedere anche domande di curiosità all'acquedotto con questo sistema intelligente, e avete visto in questo momento, non so se l'avete letto, da dove arriva la nostra acqua? Allora, da dove arriva la nostra acqua? Noi non ce l'abbiamo in Puglia l'acqua, è così? Sì, esattamente. Da dove arriva? Lo diciamo, e poi vi facciamo vedere anche le immagini. La nostra acqua arriva dalla Campania, dalle sorgenti della Campania, quindi dal Sele a Caposele, soprattutto a Caposele, e poi ci sono degli invasi nella regione Basilicata essenzialmente, quindi noi prendiamo acqua da Campania e da Basilicata. Quindi precisiamo che noi l'acqua non ce l'abbiamo e ci arriva dalle regioni e ci mezzo. Arriva, ahimè, a differenza di altri. L'abbiamo gratis, immagino. Non l'abbiamo gratis, ci tocca anche comprarla come regione, quindi ahimè va sulla tariffa poi il costo dell'acqua.
della Regione Puglia ha sia un costo di interscambio con la Regione Basilicata, ma ha anche un costo evidentemente di trasporto estremamente superiore a quello che può avere chi l'acqua ce l'ha sotto i propri piedi. Queste sono le immagini che abbiamo realizzato di repertorio qualche anno fa e ci fa vedere insomma a questo bene essenziale quanti chilometri fa per arrivare al rubinetto di casa nostra. Ovviamente ci sono delle infrastrutture molto importanti. Una domanda, che è una domanda di carattere generale. In genere si parla sempre delle perdite, le condotte che non sono efficienti, eccetera. In Puglia noi con l'acquedotto pugliese come siamo messi? Abbiamo anche noi delle perdite, perché poi abbiamo i costi generali. Assolutamente abbiamo anche noi delle perdite, come tutti. E il nostro problema della Puglia è proprio quello di avere un'estensione della rete estremamente più alta degli altri. Quindi le nostre perdite sono perdite che intanto noi dividiamo fra condotte principali, quindi adduttori principali, quelli che vengono proprio dalla Campania o dalla Basilicata, e poi quelle delle reti cittadine. L'estensione delle nostre reti è un'estensione, credo che insomma non dica niente di nuovo, dicendo che il nostro come estensione è il secondo acquedotto d'Europa. Pensiamo che la Puglia è lunga 400 chilometri, quindi parliamo di un'estensione di rete assolutamente oltre la normalità italiana, perché in Italia normalmente gli acquedotti sono molto più piccoli e molto ristretti. Certo. Per dire, Roma c'ha il suo, non ce n'è uno di tutto certo. Il Lazio. Dottor Marinelli, è chiaro che l'esperienza di Messina ci fa allarmare, ci fa preoccupare. Noi abbiamo situazioni critiche, cioè non abbiamo, grazie a Dio, zone di smontamenti eccetera, ma abbiamo delle zone che vengono ritenute critiche in Puglia, oppure la nostra situazione è notevolmente diversa da quella della regione Sicilia? No, credo Sicilia. Che sia notevolmente diversa, ma anche per caratteristiche del territorio, direi insomma che la Puglia da quel punto di vista è una regione un po' più tranquilla. E comunque noi abbiamo fatto anche sul discorso delle reti un'azione di risanamento che va avanti da anni. Stiamo sostituendo via via queste reti che alcune sono del 1915, quelle a Bari l'acqua è arrivata nel 1915, quindi alcuni pezzi di rete sono ancora di quel periodo, e rinnovare tutta una rete ha un costo, certo, degli investimenti, per meglio dire, estremamente importanti, che non possono essere sopportati tutti insieme. Insomma. Certo, allora che altro possiamo aggiungere su questo AQP risponde, perché poi volevo anche parlare di qualche altro argomento visto che abbiamo il tempo. Vogliamo proseguire intanto con quelle immagini, vediamo se suggeriscono, come è successo poc'anzi, delle domande in diretta. Proverei a inquadrarlo un po', perché poi parlare di un servizio adesso è un servizio innovativo, quindi noi stiamo traguardando nuovi canali di contatto con i nostri cittadini. Noi abbiamo fatto un percorso che parte dal 2000, dove c'erano i front office, la gente si recava solo presso i front office, poi abbiamo cominciato ad utilizzare i canali telefonici con un contact center, prima a livello informativo, poi via via è cresciuto, però siamo l'unica realtà dove abbiamo innovato, cioè abbiamo cercato di non eliminare, come ha fatto per esempio l'Enel. A un certo punto l'Enel, gli sportelli Enel erano spariti, erano stati messi in franchising, poi certo, con invece noi non li abbiamo fatti sparire, abbiamo razionalizzato la presenza sul territorio, e però abbiamo aperto degli sportelli insieme ai comuni dove i cittadini possono recarsi. Noi abbiamo 30 sportelli comunali, oltre gli oltre 30 nostri, che danno i nostri servizi ai cittadini, ed è un investimento continuo in formazione e assistenza in questi comuni. In più che noi abbiamo fatto adesso una separazione del nostro numero verde, è un potenziamento anche, adesso abbiamo un numero verde per le informazioni e un numero questo verde. È un servizio ai cittadini. Io volevo un attimo, prima di arrivare a questo punto, sì, che so che ci teneva a inserire, però siccome quando si parla della capacità di soddisfare i propri clienti, so che la QP insomma ci tiene particolarmente, e abbiamo dei grafici, quindi li possiamo anche vedere, vediamo un po', eccoli qui. Allora, intanto cerchiamo di capire di che cosa parliamo. Utilizzare l'acqua per bere, in Puglia, come vedete, nel 2014 il 53% rispetto a il 58% dello standard nazionale. Quindi noi
beviamo meno rispetto allo standard nazionale l'acqua da utilizziamo no, l'acqua per bere, usiamo un po' troppo l'acqua minerale, ma questo esatto. È uno dei problemi nostri, anche se la nostra acqua è fra le migliori in circolazione in Italia, ma il problema evidentemente è un problema legato alle autoclavi che devono essere sempre pulite, certo. Gli amministratori si devono fare parte diligente di pulirle una volta ogni 6 mesi, noi lo raccomandiamo costantemente. Però è anche vero che nell'altra domanda, sì, se vogliamo ritornare su quel grafico, delle nostre indagini di customer satisfaction che facciamo ciclicamente ogni 2 anni, l'ultima è del 2014, sì. Adesso ne faremo un'altra a cavallo, sì, fra il 2015 e il 2016, beve regolarmente l'acqua, però il 35%, cioè c'è lo zoccolo duro di gente che beve acqua di rubinetto molto più alto da noi, e l'ultima colonna poi è quella dello standard sulle isole, con cui dovremmo confrontarci e dove siamo sempre, diciamo, abbiamo degli standard sicuramente migliori del resto delle regioni limitrofe, certo. Quindi su delle isole. Io volevo soffermarmi anche sul grafico che è sotto quello che vi stiamo descrivendo e quindi vorrei ancora sottoporlo, perché ci fa capire un attimo, questa sera stiamo parlando di questo motore intelligente, no? Tramite internet, però come vedete la gente per il 32% dove c'ha lo sportello vuole avere il contatto fisico diretto e chiedere personalmente quali sono le proprie esigenze, quindi chiedere come poterle risolvere, però al primo posto c'è il numero verde, cioè quindi sì. Questo contatto telefonico è del 67% indiretto tramite il telefono. Per quanto riguarda la posta, insomma, vediamo 2%. Sì, ormai per fortuna è molto scemato perché costa anche di più. Tra l'altro, insomma, spedire oggi una lettera ha un costo e poi ci sono anche i tempi tecnici, certo. Sono sostituiti giustamente, come vedete, nella parte inferiore dall'email e internet che viene utilizzata dal 13%. Quindi voi con questo progetto a Cupi Risponde volete, come dire, incrementare proprio questo 13% che in questo momento è basso rispetto agli altri. Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo avuto un trend di crescita dei contatti che da 73.000 contatti, dico solo due numeri, del certo. 2002, siamo oggi a una stima di oltre 500.000 per il 2015. Quindi vuol dire che abbiamo una mole di contatti, cioè la richiesta dei clienti aumenta, dei cittadini aumenta costantemente perché sono più curiosi, sono le fatture, sono più esigenti, assolutamente. Allora dobbiamo dargli però anche più canali, perché vabbè, io sono uno personalmente che usa solo internet. Io sì, dimentichiamo una cosa, che la popolazione italiana, io lo dico spesso in questo programma, ha un'età media di 60 anni circa. Assolutamente, però se posso dire una cosa, ormai lo smartphone ce l'hanno praticamente tutti, anche quelli di 75 e 80 anni. Ma non sempre lo utilizzano al 100%, perché poi averlo è giusto una considerazione. Io non so se lei lo utilizza al 100% il suo smartphone. No, ma abbastanza. È un tecnologico, sì, però voglio dire, ci sono molti che al limite ce l'hanno, ma fanno solo. Sì, beh, la comodità, l'importante è far capire a chi riesce, che può fare le cose a casa senza doversi recare necessariamente agli sportelli, perché diciamo. Bene, allora, io tra l'altro c'era anche un grafico che vi facciamo vedere che ci avete sempre fornito voi, eccolo qui, non so se è leggibile perché c'ha parecchi dati, però vi riferisco che il dato più basso, 65,5%, è praticamente la facilità di contatto telefonico nel ricercare il numero verde, quindi probabilmente dovete renderlo più disponibile. E quindi lei mi stava dicendo, parlava dei due numeri verdi. Sì, prego. Abbiamo adesso sdoppiato il numero, c'è un numero verde guasti che è l'800-735-735 e il numero verde commerciale, quindi quello delle informazioni, l'800-085-853. Abbiamo diviso anche per una questione sui guasti, noi abbiamo dato sempre chi entra e seleziona guasto a comunque priorità. Ma questo servizio è a pagamento, cioè uno ci sono le telefonate che comunque uno paga un tot, oppure c'è un servizio gratuito anche da cellulare? Sono numeri verdi, il numero verde guasti è accessibile anche dai cellulari, il numero verde è gratuito, il numero verde commerciale dai fissi. Soltanto gratuito. Perfetto, che era giusto, uno dice numero verde, è scontato che sia gratuito. Non è sempre così, voglio dire, giusto per fare questa precisazione. Dovrebbe esserlo, però poi ci sono alcuni furbetti che poi
incassano soldi. Allora, due domande, il tempo è scaduto, però cerchiamo di fare due domande veloci perché poi ci hanno sottoposto i nostri ascoltatori. Quando c'è la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei condomini, sì, c'è grande panico, in genere è dovuto, quando c'è la sospensione, quindi non un'interruzione per guasti, ma una sospensione voluta dall'acquedotto, quando accade? Ma accade per morosità, immagino che intenda. Certo. Vabbè, avviene quando ci sono due fatture non pagate che comunque vengono sollecitate dalle fatture stesse, nelle fatture noi riportiamo la situazione dei pagamenti, poi viene comunque mandata un'intimazione attraverso una raccomandata ai clienti che sono morosi. Siamo disponibilità anche a fare dilazioni, rateizzazioni. Però diciamo quante fatture riuscite a... Dopo quante fatture? Dopo due pagamenti non vanno onorati, c'è la sospensione, quindi questo dovete saperlo, l'acquedotto non vi farà sconti, cioè ci sarà la sospensione. Ahimè non possiamo farne, perché certo, altrimenti graverebbe sui costi di tutti gli altri cittadini che pagano regolarmente. E il ripristino invece, so che per la carta di servizio dovete farlo in 48 ore. Ma no, normalmente lo facciamo entro un'ora. Perfetto, sono informazioni spero utili, quindi speriamo di aver fatto questa sera il nostro buon servizio di informazione e ringraziamo il dottor Donato Marinelli, direttore commerciale. Ringrazio voi per l'invito. Ne abbiamo saputo di più su AQP Risponde, è un servizio che potete trovare, ripeto, cliccando sul sito dell'AQP.